ringrazio i candidati che sono al tavolo, ringrazio la stampa e ringrazio gli amici che ci hanno raggiunto qui questa mattina. Beh, inutile dire, Gian Piero, che io non pensavo mai, dopo tutto quello che avevo trascorso negli ultimi tempi, di arrivare sin qui. E di questo devo ringraziare immediatamente il Presidente Berlusconi, che ha inteso, come dire, candidarmi perché un simbolo di una giustizia che in Italia purtroppo non funziona, e un simbolo che ha vissuto 10 anni insieme alla sua famiglia e insieme a tutto un partito, con garbo, con classe, con i silenzi che sono sempre preferibili alle parole, e con uno stile che è di quelle persone che hanno fiducia nelle istituzioni. Ed io ho molta fiducia nelle istituzioni. Noi dobbiamo cambiare tante cose, ed il Presidente Berlusconi, nel suo programma che ho letto, che molti di voi avranno letto, gli altri che non hanno letto andatelo a leggere, porta proprio una, come dire, una rivoluzione nelle riforme che si dovranno fare, e tra queste c'è anche la riforma della giustizia, che io condivido appieno, tranne che per qualche piccola diversità su alcuni punti che evidentemente ne discuteremo nell'ambito delle commissioni, dove, vero onorevole Sarro, diremo anche la nostra, perché chi più di me potrà dire che cosa significa trattare questi argomenti. E il mio saluto, il mio pensiero va alle centinaia di migliaia di persone che in Italia soffrono di una mala giustizia e che non vengono alla ribalta perché magari non hanno neanche chi scrive un rigo, però soffrono in povertà perché alla fine si impoveriscono, aziende che chiudono. È un problema ed è una cosa molto molto seria. Noi abbiamo molto rispetto della magistratura, lo abbiamo dimostrato con i nostri silenzi e con la nostra fiducia che abbiamo più volte anche scritto sui giornali. Però una cosa è certa, che devono cambiare i tempi dei processi. Ci vuole una giustizia veloce perché i cittadini devono immediatamente sapere se sono colpevoli o sono innocenti rispetto a queste cose. E di qui va anche la mia solidarietà a quanti fanno polemica sui giornali, sui presentabili, non impresentabili. Io stessa sono stata un impresentabile, poi neanche ho ricevuto le scuse, ma questo attiene alle sensibilità delle persone. Perché se in Italia esistono le leggi vanno prima ancora rispettate, e siccome si è innocenti fino al terzo grado di giustizia, avessero tutto rispetto di queste persone che vivono questi drammi pazzeschi. Io li ho vissuti e quindi solidarizzo con loro. Detto questo, ci sono tanti punti all'ordine del giorno, io ne tratterò soltanto uno, l'emigrazione e immigrazione. Io sono stata un emigrante, io sono cresciuta negli Stati Uniti d'America, dove i miei zii e i miei nonni sono partiti negli anni 20, hanno avuto tanto successo ma hanno avuto anche tante mortificazioni. È stata la mia un'emigrazione corretta, un'emigrazione fatta nel rispetto delle leggi di quel paese. Si andava se c'era un atto di richiamo, se c'era un lavoro, se c'era la possibilità di andare. E non vi dico le visite che noi abbiamo dovuto superare, mediche.